Ciao a tutti. Quella che vi racconterò oggi è una storia abbastanza recente che ha come protagoniste due ragazzine amiche per la pelle. Abigail, per le amici Abby, e Liberty, Libby. Un caso che ha sconvolto una piccola cittadina americana e smosso l'interesse dell'intero paese. Quindi, trasferiamoci in Indiana per parlare di quelli che sono stati definiti i Delphi Murders. Delphi è una città dell'Indiana, distante poco più di 100 km da Indianapolis. Vi risiedono circa 3.000 abitanti e la zona è prevalentemente di natura rurale, quindi si possono trovare molti appezzamenti di terra ed estese pianure. Un'area molto tranquilla, una di quelle dove i bambini possono andare in giro senza un'eccessiva supervisione degli adulti e le porte delle case, spesso, non vengono neppure chiuse a chiave. Insomma, un posto ideale per chi vuole starsene in aperta campagna, lontano dal frastuono e dai ritmi frenetici dei centri urbani. Un luogo dove tutti, o quasi, si conoscono e si aiutano, nei limiti del possibile. Abigail Williams e Liberty German, di 13 e 14 anni, vivevano a Delphi sin dalla loro nascita. Frequentavano le scuole medie ed avevano molti interessi in comune, dagli sport al sassofono, che suonavano entrambe con grande passione. Nonostante i loro caratteri fossero un po' diversi, Abigail era piuttosto introversa mentre Libby molto più espansiva, le due erano molto amiche e passavano gran parte del loro tempo insieme. Amavano anche l'arte ed infatti, la sera precedente agli eventi che sto per raccontarvi, erano insieme in camera di Liberty a dipingere. Il 13 febbraio 2017, Kelsey German, sorella maggiore di Libby, accompagnò le ragazze al Monan High Bridge Trail, che fa parte delle vecchie ferrovie storiche di Delphi. Un'area davvero suggestiva, sovrastata da una vecchia ferrovia fatiscente che passa da una sponda all'altra di un torrente. Un luogo ideale per escursioni, pesca e per stare in contatto con la natura. Quella mattina Libby ed Abby non avevano scuola, quindi erano molto eccitate per questa uscita fuori porta che avrebbero potuto fare insieme. Kelsey doveva lavorare, quindi non poteva rimanere con loro. Si era offerta di accompagnarle, ma sarebbe poi arrivato il padre di Libby a riprenderle, nel tardo pomeriggio. All'1.35 le ragazze arrivarono sul posto e Kelsey, dopo averle salutate ed essersi accertata che avessero addosso le loro felpe, le lasciò libere di godersi la giornata e si allontanò. Avevano appuntamento con il padre di Libby alle 3.30, quindi sarebbero rimaste lì per circa un paio d'ore. Alle 2.07 Libby postò una foto di Abigail su Snapchat, uno scatto che la ritraeva sulla vecchia ferrovia. Successivamente, registrò col suo telefono un video. Immortalava un uomo che camminava verso di loro. Alle 3.30, Derek, il padre di Libby, arrivò sul luogo dove avrebbe dovuto riprendere le ragazze, ma Abigail e Liberty non erano lì. L'uomo provò a chiamarle, poi esplorò la zona intorno alla ferrovia, ma delle due non vi era alcuna traccia. Alle 4.12, Kelsey ricevette una telefonata da sua nonna che le chiese se avesse notizie di sua sorella e se sapeva dove fosse. Fu così che anche lei, dopo aver realizzato quanto stesse accadendo, si recò alla vecchia ferrovia per cercare le due ragazze. Inizialmente pensarono che si fossero smarrite ed avessero magari perso il telefono, o meglio, vollero pensarlo, perché le alternative non erano cose che avrebbero mai voluto prendere in considerazione. Nel frattempo arrivò anche lo zio di Liberty ed iniziò le ricerche con loro. Esplorarono diverse aree intorno al ponte, chiamando ripetutamente il nome delle ragazze, ma non ricevettero alcuna risposta. Fu a quel punto, anche in considerazione del fatto che si stesse facendo buio, che decisero di chiamare la polizia locale. Le ricerche proseguirono in modo frenetico. Sia le famiglie che gli agenti continuarono a perlustrare la zona fino a mezzanotte, quando divenne talmente buio da essere costretti a rimandare ogni operazione al giorno successivo. Nel frattempo si erano aggiunte altre persone a dare una mano. Abitanti della città che erano venuti a conoscenza della scomparsa delle ragazze e vollero aiutare. Le famiglie ovviamente erano devastate e terribilmente preoccupate per le sorti delle loro figlie. La mattina successiva, allo spuntare del sole, le ricerche ripresero. Alcuni gruppi di persone si separarono in diverse aree per rendere le operazioni più efficaci. C'erano anche cani e sommozzatori per controllare le acque del torrente sotto il ponte. La polizia ovviamente cercò di tracciare i telefoni delle due ragazze, ma risultavano già spenti da tempo. Dopo alcune ore di ricerca, verso le 11.30 di quella mattina del 14 febbraio 2017, venne trovata una scarpa.
Kelsey sapeva esattamente che tipo di scarpe indossassero Libby e Debbie il giorno precedente, e purtroppo quella era la scarpa di una delle due. Non dovette passare molto affinché venissero ritrovati anche i corpi. Si trovavano a poco più di 500 metri dal ponte, molto vicini ai confini di una proprietà privata. Le famiglie di Liberty German ed Abigail Williams furono totalmente devastate da quella tragedia. Ricevettero il supporto della comunità, anch'essa scossa da un evento che sembrava appartenere a luoghi in realtà lontani centinaia di chilometri da Delphi. I risultati dell'autopsia sarebbero stati purtroppo ancora più tragici, come prevedibile. Le ragazze erano state entrambe uccise. Il 15 febbraio vennero rilasciate le fotografie scattate da Libby che immortalavano il misterioso uomo sul ponte. Inizialmente lo considerarono solamente una persona di interesse, con la quale parlare, in modo da verificare se avesse qualche informazione utile a stabilire cosa fosse accaduto a Liberty ed Abigail. Ma qualche giorno dopo, il 19 febbraio, nonostante non si sapesse ancora chi fosse o da dove venisse, divenne il sospettato per l'omicidio delle ragazze. Come detto in precedenza, sul telefono di Libby c'era anche un breve video che riprendeva quell'uomo camminare sul ponte, e da questo video si può sentire per un attimo anche la sua voce, che sembrava dire «down the hill», giù per la collina. All'interno dei telefoni sono state rinvenute anche altre informazioni utili, probabilmente registrazioni tra le due ragazze, che però non vennero divulgate, in quanto ritenute eventualmente utili nel caso si fosse arrivati ad un processo nei confronti del presunto colpevole. Di certo Liberty ed Abigail si erano accorte che qualcosa di strano stesse accadendo e che forse erano in pericolo. In base al video e alle immagini tratte da esso, e forse anche in base a qualche testimonianza, la polizia produsse un identikit che fornisse al possibile assassino un aspetto più riconoscibile da chiunque potesse avere informazioni su di lui. Le indagini andarono avanti per mesi, ma di quell'uomo non venne trovata alcuna traccia. Soltanto dei sospetti e delle vaghe somiglianze che portarono ad identificare alcuni soggetti di possibile interesse, ma nessuno dei quali poté essere davvero collegato al caso. Nel gennaio del 2018, a 11 mesi dai fatti, la polizia del Colorado arrestò un uomo di nome Daniel Nations, originario dell'Indiana ma catturato a Woodland Park. Aveva diversi precedenti per aggressione e venne trasferito in un carcere dell'Indiana. Inizialmente venne ritenuto una persona sospetta per quanto accadde al Monan High Bridge Trail, ma il mese successivo ogni sospetto verso di lui, almeno relativamente a questo caso, venne abbandonato. Quasi un anno dopo, nel gennaio del 2019, a Union City, nell'Indiana, venne arrestato un altro uomo, Charles Heldridge. L'unico motivo per il quale venne ritenuto soggetto di interesse anche per il caso di Liberty ed Abigail fu la somiglianza con l'identikit, ma anche la sua posizione venne ben presto archiviata. Arriviamo poi a Thomas Bruce, un ex pastore accusato di almeno 17 diversi tipi di crimine. Anche lui venne considerato soggetto di interesse per quanto riguarda il nostro caso, ma nulla di concreto venne rivelato dagli inquirenti, facendo supporre che anche per lui non vi fossero elementi per accuse di colpevolezza. Ed arriviamo così all'aprile del 2019, quando la polizia cambiò un po' le carte in tavola, sostenendo che l'uomo rappresentato nell'identikit ormai nota da tempo fosse sì un sospetto, ma non il principale sospetto, che invece corrispondeva a quest'altro identikit, piuttosto diverso dal precedente, non trovate anche voi? Età approssimativa dai 20 ai 40 anni, ma verosimilmente dimostrava un'età inferiore a quella anagrafica. Inoltre, cosa ancora più inquietante per dei cittadini già sconvolti da un evento che mai avrebbero potuto immaginare, quest'uomo probabilmente viveva proprio a Delphi, oppure lavorava in zona, o si recava in città regolarmente per altri motivi. La polizia si disse convinta di aver sentito, durante gli interrogatori e le testimonianze, qualcuno che fosse molto vicino all'assassino, forse addirittura l'assassino stesso. Che, lasciatemelo dire, è un po' strano, visto che avendo l'identikit, se l'avessero interrogato si sarebbero accorti quantomeno della somiglianza. C'è comunque da dire che molte informazioni relative a questo caso non sono state rilasciate. Ad esempio, non è mai stato detto come fossero state uccise le ragazze, e solo di recente hanno fatto trapelare la notizia che a Delphi, lo stesso giorno della sparizione di Libby e Debbie, venne ritrovata un'auto abbandonata in un vecchio parcheggio presso uno stabile fatiscente della città. Se questo ritrovamento potesse essere collegato all'assassino delle ragazze, non è dato sapersi. Quando ascoltiamo una persona in merito al caso, vogliamo sapere cosa sanno davvero. Ecco perché molte informazioni sono state trattenute.
Queste le parole del sergente Kim Riley della Polizia di Stato dell'Indiana. Non si sa neppure se siano state raccolte delle tracce di DNA sulla scena del crimine per un confronto con dei possibili sospetti. È ovvio, quindi, dato questo alone di mistero, che il caso abbia generato parecchie speculazioni nel corso degli anni, soprattutto perché è una storia che ha appassionato molto l'opinione pubblica ed in particolare i social media, che, come sapete, spesso possono fare più danni che altro. La polizia comunque è convinta che troveranno il colpevole prima o poi, e forse hanno davvero degli elementi in base ai quali stanno valutando come il cerchio si stia restringendo attorno all'assassino. Per il momento, però, l'unica cosa certa è che la morte delle due giovani ragazze è ancora avvolta nel più totale mistero. Ed anche il caso di oggi si chiude con un nulla di fatto. Lo scorso aprile, nella contea di Tippecanoe, in Indiana, James Brian Chadwell è stato arrestato con varie accuse che vanno dalla violenza domestica al rapimento. Come è avvenuto in precedenza con altri soggetti arrestati, anche lui è stato definito una persona di interesse nel caso di Delphi. Essendo passati quasi 3 mesi, temo però che i sospetti abbiano fatto la solita fine. Per adesso Liberty ed Abigail hanno solo un parco a loro dedicato, costruito nel 2020 nella loro città, in attesa che chi ha interrotto così bruscamente le loro giovani vite possa un giorno essere catturato. Grazie per aver ascoltato questo caso. Io come al solito vi do appuntamento al prossimo video, chiedendovi di mettere un like a questo e magari di condividerlo sui vostri social, se vi va. Rimanete in zona.